Sono davvero onorato quest'oggi di essere qua in Prascorsano a onorare la figura di Domenico De Palo. Mi onora della sua presenza il collega sindaco di Ruvo di Puglia, comune di cui ero originario, il professor Pasquale Chieco. Ringrazio le associazioni civili, militari presenti, il comandante della stazione carabinieri di Quernier, maresciallo Altieri, le associazioni del paese che oggi, come non mai, sono qua presenti con noi. Io, come primo segno di questa manifestazione, chiederei all'assessore alla cultura e alla consigliera delegata, quindi Bruna e Maura, di porgere i fiori alla lapide di Domenico De Palo. Questa lapide è su il muro del teatro di San Rocco. Personalmente l'ho sempre vista posta lì e credo sia bello in questa occasione fare in modo che tutti noi ricordiamo appunto questo simbolo del nostro paese. Domenico De Palo insieme a Perona Pierino vogliono essere i due partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale in Prascorsano insieme ai civili della famiglia Masino. Io lascio subito la parola al collega Chieco per i saluti da parte della comunità di Ruvo di Puglia. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Mentre sono un po' emozionato, evidentemente, come anche credo tutti noi oggi, mentre salivamo qui verso Prascorsano, appunto verso la pianura, verso la montagna, pensavo al fatto che questo nostro giovane uomo di 21 anni è venuto a morire qui tanto lontano da casa, oltre 1000 chilometri, e a morire da giusto, a morire da uomo di valore. Ed è davvero emozionante per pensare a questa dedizione, a questa generosità. Crivellato dai colpi non dei nazisti, ma dei repubblichini italiani, diciamo. Quindi proprio appunto testimoniare questo fatto di stare dalla parte dei giusti quando si fanno delle scelte come questa. E poi lasciato lì, diciamo, nel bordo di una strada, il giovane a vostra deliberazione, Piero, e con su scritto nessuno lo tocchi, che nessuno lo tocchi per 3 giorni, insomma, doveva stare lì a testimoniare, diciamo, la violenza, la capacità di repressione. Per questo era, diciamo, davvero vi ringrazio di questo momento, di aver dedicato, ringrazio la comunità di Prascorsano, ringrazio te, sindaco Piero Rolando Perino, di questa sensibilità e di questa attenzione, perché è un momento, diciamo, di quei momenti importanti, perché non è soltanto, diciamo, la testimonianza di la messa di l'omaggio a un uomo appunto che ha donato la sua vita per tutti noi, non è soltanto l'occasione di un ricordo, di una memoria, perché abbiamo bisogno di memoria, lo sappiamo tutti, lo sappiamo ancora oggi. E questi fatti si allontanano nel tempo, però li dobbiamo tenere davvero vivi, diciamo, dobbiamo ricordare che questa fine, questa dedizione c'è alla base tutti quei valori che il fascismo ha conculcato, ha represso. Parlo della libertà, parlo della legalità. Io sono un uomo di diritto, diciamo, ho studiato, ho letto, diciamo, che cosa è stato quegli anni, non soltanto la legislazione, ma anche l'uso del potere totalmente curvato alle esigenze, alla repressione, diciamo, esattamente il contrario del principio di legalità,
tutti i temi dell'assurdità, della discriminazione, della divisione, diciamo, totalmente antiumane, prima di qualsiasi ideologia, di qualsiasi credo. Pensavo al lavoro, diciamo, alla tutela, tutti quei lavori che oggi ci ritroviamo dentro la Carta Costituzionale. E quindi per questo vi ringrazio, perché quando ho letto di questa ricerca che stavate facendo, diciamo, ho subito sentito il bisogno di esserci, di rappresentare, di essere qui con tutta la nostra comunità, a rappresentare appunto la vicinanza e il nostro omaggio a questo uomo, a questa comunità che lo sta onorando, e a rappresentarvi, diciamo, attraverso questa presenza, anche la volontà di coltivarla, questa vicinanza, di stringersi ancora più vicini, diciamo, se possibile. Adesso poco fa il parroco mi chiedeva che vorrebbe qui un segno della nostra terra con un ulivo. Un ulivo è un segno di bello, non solo un albero forte, diciamo, ma è un albero segno di amore, di pace, diciamo, segno di vicinanza, no? Che combatte tutti, esattamente quei valori, che traduce quei valori che hanno ispirato la vita di Domenico De Palma. Quindi grazie a voi e consentitemi un onore, diciamo, essere qui, onore a Domenico De Palma e attraverso lui a tutte le partigiane, a tutti i partigiani italiani. Viva l'Italia democratica e antifascista. Mentre la filarmonica si prepara a intonare le note di Bella Ciao, io ringrazio le qui presenti sezioni ANPI, le sezioni ANPI di... le sezioni ANPI di Pornie e di Ruvo di Puglia, grazie alle quali è stato possibile effettuare questa ricerca storica. Scherzavamo poco prima delle celebrazioni col sindaco Chiecco, perché effettivamente durante la ricerca sono emersi anche degli omonimi, quindi è stato oltremodo complicato riuscire ad arrivare al dunque, innanzitutto perché questo Domenico De Palma, a cui noi intitoliamo questa nostra via del paese, era nato a Monfalcone, provincia di Trieste, quindi le prime ricerche si sono svolte appunto nel Friuli, dove ci hanno detto che era emigrato e di conseguenza non c'era nessun legame. Lui era un marinaio che appunto aveva fatto il suo trascorso, ma la cosa che più conta è che lui tutto sommato a 21 anni aveva già vissuto la sua vita, aveva già attraversato l'Italia da nord a sud, da est a ovest, come abbiamo scritto, in cerca e soprattutto per cercare di donare libertà a tutti noi. Io davvero un ringraziamento quindi lo faccio in particolare a Roberto Tognarelli, che si è dedicato dal punto di vista interno all'ANPI a effettuare queste ricerche, lo faccio verso i dipendenti comunali che si sono impegnati e prodigati per arrivare appunto nella varie trafile burocratiche all'intitolazione di questa e di tutta l'altra toponomastica. Ringrazio le amministrazioni qui presenti, Cuornier e Canischio, e il consigliere regionale Alberto Avetta, che ci onora anche lui della sua presenza. Chiederei quindi alla filarmonica di intonare le note di Bella Ciao. Thank you.
prima di scoprire la targa appunto in onore di Domenico De Palo, lascerei quindi la parola a Fabrizio Dominietto in rappresentanza dell'Ampi di Quarnier per una breve relazione storica sulla figura appunto di De Palo. Grazie. Signor Parroco Don Gianluca Capello, signor Sindaco di Ruvo di Puglia, professor Avvocato Pasquale Roberto Chieco, signor Sindaco di Prascorsano, dottor Piero Rolando Perino, signor Sindaco della città di Quarnier, Giuseppe Pezzetto, signor Assessore del Comune di Canischio, Luca Ferro, signor Consigliere Avvocato Alberto Vetta, consigliere regionale, signor Comandante della Stazione dei Carabinieri di Quarnier, Maresciallo Capo Gianmario Altieri, autorità religiose, civili e militari, signori rappresentanti dell'ANPI, dell'Associazione Nazionale Combattente Reduci, signori musici della Società Filarmonica Prascorsanese e della Società Filarmonica Stefano Bertotti Canischio, cittadini di Prascorsano, è con grande onore che tengo questa commemorazione storica in occasione dell'intitolazione di una strada del comune di Prascorsano al comandante di brigata Domenico De Palo. Ricordare coloro che diedero il loro sangue alla patria per ridare dignità, ma soprattutto libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e pace, è per tutti noi un momento di riflessione in questi mesi che la pandemia da Covid-19 ci ha provati, portandoci via i nostri affetti e tanti partigiani che erano la memoria storica. Il sindaco di Prascorsano nel 2018 mi chiese se avevo della documentazione che ricordasse Domenico De Palo durante la sua militanza nelle file partigiane. Io un sabato mattina portai a lui in comune la documentazione, che è la seguente: il mio angolo di resistenza di Jimmy Troglia, edita nel 1976 dai fratelli Enrico di Ivrea, la resistenza di Giustizia e Libertà nel Canavese dalla tesi di laurea di Bruno Rolando a cura di Gino Viano, edita da Enrico Editore Ivrea, il prezzo della libertà, 20 mesi di lotta partigiana nel Canavese, edita dall'Ampi di Quarnier per mano di Tullia De Maio e Vincenzo Viano. Ed ora mi accingo a descrivere per sommi capi chi era Domenico De Palo, un giovane marinaio che approdò in Canavese successivamente all'8 settembre 1943. Entrò presto in contatto con Troglia Ris Giacomo, Jimmy, commissario politico della 6ª Divisione Alpina Canavesana Giustizia e Libertà, e si unì immediatamente ad uno dei primi gruppi partigiani sorti nei dintorni di Quarnier. Dimostratosi da subito collaboratore capace e valoroso, rivelando attitudini al comando, divenne presto il comandante del gruppo, con il soprannome di Renato il Tenente. E si fece vivamente apprezzare anche dalla popolazione per le sue doti di partigiano e di uomo generoso, modesto e leale. Si unì con i suoi uomini al gruppo di Bellandi, divenendo di fatto catalizzato dalla squadra d'azione. Dall'estratto del libro Il mio angolo di resistenza di Jimmy Troglia si evince la tragica uccisione, avvenuta a Prascorsano il giorno 3 marzo 1944, congiuntamente all'uccisione per rappresaglia di due civili, Giovanni e Antonio Masino. Domenico De Palo, grande figura nella sua modestia. Lo incontrai nei paraggi di casa mia una sera umida e fredda, dei primi di novembre del 1943. Mi chiese con circospezione se conoscevo il nominato Jimmy. Lo osservai. Mi accorsi che batteva i denti per il freddo. Infatti, come abbigliamento aveva una giacca e dei pantaloni di tela. Il resto lo aveva dato ai compagni. Si creò la prima banda nel settore Quarnier. La sua attività giorno per giorno gli valse il titolo di Renato il Tenente, titolo e considerazione scaturiti dal generoso spirito di quel popolo contadino che seppe dare alla lotta per la libertà ciò che i grandi generali e magistrati e gli altri grandi non seppero e non sapranno dare mai.
3 marzo 1944. Operazione in grande stile dei moschettieri delle Alpi e delle SS italiane nella vallata di Ribordone, condotta con circa 500 uomini. Iniziale il nostro scompagimento temporaneo. 3 feriti nostri prigionieri nell'ospedale di Quarnier. Azione spettacolosa del diavolo nero, Mario Costa e compagni, che prelevano i feriti con la sentinella e li portano in salvo. Domenico partecipa fino a metà operazione, poi riceve l'incarico di portare su alle baite una 20ina di nuovi arrivati. A malincuore se ne va, compie la sua missione e poi ritorna sul campo operativo, perché da lontano ha udito le raffiche rabbiose di mitra dei repubblichini, accortisi in ritardo della grande beffa. Molti avevano cercato di dissuaderlo, niente da fare. Rispose a tutti i compagni che c'erano, erano in ballo. Fu sorpreso per strada da una delle tante pattuglie motorizzate scatenate alla cacciagione della 1100 fantasma del diavolo nero. Fermato, venne buttato sul camion. Un'ora dopo, nel paesetto partigiano di Prescorsano, il camion si scontra con un nucleo partigiano, la squadra di Nicola Prospero, scesa in aiuto eventuale dei canavesani alla notizia del rastrellamento. Il Domenico si butta dal camion in direzione dei compagni urlando: «Sparate!». Cade trafitto di colpi, partigiani al petto, repubblichini alla schiena. Fu ritrovato l'indomani in un fossato con un cartello: «Guai a chi lo tocca prima di 3 giorni». Quando i suoi compagni ne recuperarono il cadavere, aveva ancora quel sorriso triste e buono, che è caratteristico degli uomini grandi, coraggiosi e onesti. Una brigata trasse il nome dal suo sacrificio e svolse la sua attività nella scia dello spirito che lo aveva animato. Scusatemi la commozione. Grazie. Modestia, costanza operativa, ben voluto da tutti e senza rulli di tamburi presuntuosi. In onore del partigiano combattente caduto De Paolo Domenico, verrà a lui intitolata la prima brigata della 6ª divisione alpina canavesana Giustizia e Libertà, appunto Brigata Domenico De Paolo. Vi ringrazio per avermi ascoltato con attenzione. Vi chiedo un ultimo desiderio: tramandate quanto avete ascoltato oggi ai vostri figli e che loro le trasmettano ai loro figli, perché i valori della resistenza sono stati trascritti nella nostra Costituzione, che è stata promulgata il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. E come diceva Piero Calamandrei, che faceva parte dei 75 padri costituenti, se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie. Allora ci appropinquiamo a scoprire la targa di via Domenico De Paolo. Io mi sono permesso oggi di chiedere una libertà al sindaco di Quarnier, semplicemente per questo. Come sapete, nel 1985 la città di Quarnier viene insignita della medaglia d'argento al valor militare per la lotta partigiana. Credo sia opportuno fare una piccola parentesi, ricordando che con il Regio Decreto 1977 del 3 agosto 1928 il comune di Prascorsano viene accorpato alla città di Quarnier, scomparendo di fatto, diciamo, dall'autonomia di comune. Lo stesso comune di Prascorsano verrà ricostituito con Decreto Legislativo 1535 del 3 dicembre 1947. Questo per dire che di quella medaglia d'argento al valor militare di Quarnier c'è un pezzettino anche della nostra comunità, che congiuntamente hanno combattuto
per regalarci questa libertà. Quindi questo davvero credo sia una bella consapevolezza di cui anche noi proscorsanesi dobbiamo essere fieri. Chiedo dunque al collega Chieco, chiedo a Renzo Savio e al parroco, mentre la banda si prepara a intonare le note dell'inno di Mameli, di avvicinarci per scoprire la targa, appunto, di Domenico De Palo. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Io ho raccolto questo invito del Sindaco con grande piacere e do anche il benvenuto al collega Di Rovo di Puglia, perché volevo testimoniare la gratitudine mia personale e del Consiglio regionale a un Sindaco, a un'amministrazione che ha espresso la sensibilità che prima sono state evidenziate anche con compassione e con commozione. E credo che, proprio come è stato detto nella puntuale relazione su questa storia di questo ragazzo, credo che questa storia traduca davvero quell'affermazione di Piero Calamandrei. Questo ragazzo ha girato tutta l'Italia, alla fine è venuto a morire su queste montagne perché voleva affermare quel senso di libertà e di giustizia che è proprio, come dire, la ragione per cui tutti insieme abbiamo scritto quella Costituzione 70 anni fa. Allora io credo che la sensibilità che Piero e la sua amministrazione hanno dimostrato, insieme alla sensibilità del Sindaco Di Rovo di Puglia, vada non solo da parte nostra sostenuta e affermata e condivisa, ma credo che sia un segnale di quanto quei valori sono ancora, permangono e permeano la nostra vita, è la nostra vita quotidiana, la vita nostra, di quelli che per fortuna ancora hanno qualche ricordo di quel periodo, e dovere nostro, come è stato detto, quello di trasferire questi ricordi, di fare in modo che questi valori siano sempre tenuti in vita, perché dobbiamo ricordarcelo questo, le cose possono anche, le cose brutte che abbiamo vissuto, che le nostre comunità hanno vissuto, possono anche ripetersi. Allora noi dobbiamo tenere alta l'attenzione, mai abbassare la guardia, e credo sia dovere delle istituzioni che hanno questa sensibilità e che sono nelle condizioni di esprimere questa sensibilità di aiutare le nostre comunità a fare in modo che questa guardia non si abbassi. Quindi davvero grazie a tutti, grazie al Sindaco, grazie a tutti voi per la sensibilità e anche per il fatto che siate così tanti, così numerosi qui presenti. Questo significa che insomma, come dire, quella capacità di interpretare quei valori qui a Prascorsano, nei nostri territori canavesani, lo dico con un certo orgoglio da canavesano, ancora molto, molto presente. Questo non può che farci piacere e farci guardare al futuro con grande fiducia. Grazie. Grazie ancora a tutti voi per aver partecipato, grazie alle filarmoniche, lascio a loro la chiusura dell'evento. Onore avere qua con me il Sindaco Di Rovo di Puglia. Grazie davvero. Le nostre comunità oggi si stringono in un abbraccio virtuale
che speriamo sia il primo per creare un percorso con, diciamo, di condivisione tra le nostre comunità. Grazie davvero. Grazie a voi. Thank you.